Sopra il cielo di Cesena, l'Inter vola verso lo scudetto. I giocatori entrano in campo a godersi lo spettacolo. Alessandro Bianchi, 23 anni ala di Pinarella di Cervia, l'anno scorso giocava nel Cesena, ma uno stadio così qui non lo aveva mai visto. Logicamente un po' di emozione la provo, è inutile nasconderlo. Però niente, magari saranno i primi 5 minuti, poi io dovrò pensare al bene dell'Inter. L'emozione dura molto poco, passano 11 minuti e Bianchi trasforma dopo uno scambio esemplare con Matheus. Si apre così la settima vittoria consecutiva dell'Inter, 70 minuti di gioco perfetti e finale a rischio. Il Cesena manca di 5 titolari, in attacco Agostini e Traini se la vedono con Ferri e Bergomi, al tiro ci vanno i difensori, colpo di tacco di Agostini e limido impegna Zengo. Sulle palle basse i romagnoli riescono anche ad essere pericolosi, sui lanci alti non c'è niente da fare. L'Inter pratica ed essenziale con pochi passaggi è in area. Jozic ferma con la mano un lancio a tutto campo di Brene. Ancora lo jugoslavo blocca Matheus che se ne va di potenza. La punizione di Ferri scalda le mani a Rossi. 7 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, uno sguardo alla panchina e si capisce dove l'Inter trovi tanta voglia di vincere. Il secondo gol è ancora triangolo, semplicità e fondamenta del gioco del calcio. Incursione di Berti, scambio stretto con Serena sulla ribattuta di Rossi, l'ultimo a toccare Bordini. Negli spogliatoi l'entusiasmo è più controllato, è ancora presto per sciogliere la prognosi scudetto. Solo tra domenica, dopo aver affrontato appunto ancora Pescara, Milan e Juventus, potremmo eventualmente matematicamente guardare il campionato, magari estremamente più corto per il termine e magari con una classifica ugualmente lunga. E intanto, aspettando il giorno della vittoria definitiva, Berti si esalta e pennella per Diaz. In difesa Ferri rimedia la leggerezza di Brene e ferma Aselli. È il segnale di un finale di partita diverso. Su calcio d'angolo battuto da Limido, Gelain di testa riapre l'incontro a 12 minuti dalla fine. Avete premuto l'Inter nel momento in cui questa ha un po' allentato la morsa a centrocampo, però fare 2 gol a questa difesa credo che francamente sia molto difficile. Sì, certo, era un compito direi quasi impossibile per noi, però abbiamo visto che dopo il 2-1 siamo andati vicini in più di un'occasione, siamo stati anche sfortunati in qualche rimpallo, in qualche mischia sotto misura, però chiaramente, come diceva lei, non era un compito facile. L'Inter dimostra che anche una grande squadra può arroccarsi nella propria area e difendere il risultato. Il Cesena sfiora il pareggio, ma ancora di più rischia di subire la terza rete in contropiede. Serena non si è ancora ripreso completamente dall'infortunio, ma in fondo, ammette il Trap fuori intervista, da adesso in poi si può giocare anche per divertimento. Questa Inter le ricorda una delle sue Juventus? Caratterialmente assomiglia forse alla Juve dei 51 punti, caratterialmente, là c'erano dei giocatori con certe caratteristiche, qui ce ne sono delle altre, quindi quella è una squadra che ha costituito, ha fatto una storia, quest'Inter oggi potrebbe cercare di fare una storia, quindi lasciamo gli onori del passato a chi li ha avuti e diciamo che abbiamo delle speranze per certi onori per futuro nostro.